Ogni volta che vado in moto sono circondato da motarde. Diciamo che ogni motociclista ha dovuto rispondere a questa domanda almeno una volta. Che abbia una carenata, un naked, un enduro, un motard o un Harley. E la domanda è: oh, ma si impenna? Ma quindi la tua si impenna? Beh, diciamo che sì, quella sarebbe la fine che farei io se ci dovessi provare. E la risposta alla domanda, ovviamente l'Harley si può impennare, ma si può impennare tutto, si può impennare anche un trattore. La domanda che dobbiamo farci è: ha senso impennare l'Harley? Assolutamente sì. I'm turning dreams into reality. In the lab with the formula and chemistry. The memories spark and motivate and make the industry shake. We put the balls in the plate. Cioè dai, ora volete dirmi che non hanno stile? Ovviamente, ragazzi, che avete visto, non hanno imparato sull'Harley. Perché? Ci sono tre motivi fondamentali. Le Harley costano e se cadi... Diciamo che con un danno del genere la moto si frantuma e fai tempo a comprarti una Ferrari prima di ripagarti un Harley. Sono pesanti e 300 kg di moto devi saperle gestire in impennata. Ora magari aiutano, perché danno più stabilità, però di sicuro non lo so io, quindi chiedo a voi se tra di voi c'è qualche impennatore, mi faccia sapere se il peso può aiutare a gestire meglio l'impennata, nel senso che la rende più stabile. E soprattutto vanno modificate. In realtà non per forza, sono rider che da originali le riescono ad alzare, ma credo che lì sia più l'abilità del pilota che le prestazioni della moto. So che siete già pronti lì a chiedermelo, la mia si può impennare, quindi diciamo che essendo depotenziata già è difficile impennare un Harley normale, un 800 depotenziato lo vedo molto molto complicato. Diciamo che le modifiche che fanno più spesso per poterla impennare sono le sospensioni e la cinghia, in realtà non tanto la cinghia quanto la corona, nel senso che mettono una corona più grande in modo tale da avere più accelerazione. Pensate che molto spesso fanno dei burnout per scaldare la gomma e poterla alzare, dal momento che il peso è veramente tanto eccessivo. Infatti se ad esempio io do tutto gas, lascio la frizione, non succede nulla, o meglio, non si impenna la moto, poi inizia a scodare e infatti è molto divertente. E quindi avendo un passo veramente tanto lungo fanno prima slittare che prendere trazione e impennarsi. Oltre che rapporti, ovviamente poi ci sono delle modifiche di motore. Solitamente le moto si avvicinano a uno stile che si chiama clubhouse, che ha quindi uno scarico 2 in 1, che dà molte più prestazioni, ovviamente non fate i pilotoni, si parla di Harley, quindi cupolino, manubrio alto, soprattutto ad altezza spalla, perché è più comodo nel momento in cui si vanno ad alzare sulla sella. In Italia c'è lo stereotipo dell'harleista con la barba, ciccione, di 70 anni, con la moto con i led e le robe che svolazzano. Sì, ok, l'harley è anche quella, è vero, però non solo. In America sta prendendo piede da tanti anni appunto lo stile clubhouse, ci sono crew come la Dynamite, gli HD Hooligans, che piano piano stanno riuscendo a farsi sponsorizzare ad esempio dalla Monster Energy per fare video e far conoscere questo stile, che in realtà è uno stile di Harley veramente molto molto giovane. Infatti se guardate la mia moto diciamo che comunque non è molto da vecchio, non è la classica Harley, proprio perché ci sono vari stili. Ovviamente neanche a me piacciono i chopper, quelli con il manubrio alto 3 metri, e vi farò conoscere un po' questo nuovo stile di Harley che lentamente sta arrivando anche qui in Europa. Diciamo che riunisce un po' il mondo skater, crossisti, tutto quel mondo di ragazzi pazzi che iniziano a fare cose fighe, e stanno iniziando a farlo anche con le Harley già da qualche anno. Quindi spero che questo breve video vi sia piaciuto, iscrivetevi raga, è molto molto importante, andatevi a vedere anche tutti gli altri video che ho fatto, lo so sono brevi ma quindi vi richiede meno tempo vederli, perciò andate a vederli, iscrivetevi e noi ci vediamo al prossimo video.